Ti darò tutto, figliolo, mi ha detto il padre, infatti mi sta dando tutto, ma non chiedermi ristoro e riposo, perché non lo avrai, no? Che mi ha detto vedrò, ci penserò, non lo avrai. Poi ti resto, ti do mezzi tecnici, fratelli, sorelle, conoscenza, spazi per muoverti, ti puoi pagare il treno, insomma l'hotel, però non mi devi chiedere, e chi te la chiede? E tu come interpreti, se interpreti, perché tu sei anche uno che obbedisce anche senza, come ci hai detto tante volte, talvolta non capisco, ma adesso veramente lo dico sempre modestamente, capisco il Padre, il cielo, quando mi dice qualcosa, prendo coscienza, ecco. Quindi come interpreto cosa? Il fatto che lui comunque ti ha detto che devi soffrire, in sostanza, che devi convivere con questo dolore fisico. Lì anche Bauti, il mio nipotino di 4 anni, lo sa interpretare. Se ho scelto il cammino di Cristo, minimo per uno stigmatizzato, minimo, devi avere la sofferenza di Cristo, non di Cristo, cioè, che si avvicina alle orme, quelle della, che lascia lui, come lui è impossibile, davvero impossibile. Però dobbiamo, ognuno con la sua propria croce, che può essere spirituale, morale, fisica, lo interpreterò così. Poi la sofferenza fisica alimenta la sintonia con il padre, ecco, quindi lui lo fa per interesse, non solo perché scherzo. Apre il terzo occhio e il plesso solare alla sintonia, o apre il cervello alla violenza e all'odio. Ecco, cioè la sofferenza. La sofferenza può, è la reazione, una porta dimensionale. Apre alla quarta dimensione, al contatto con l'essere solare, o alla violenza e all'odio. Tu devi scegliere. C'hai due strade. E non è che la strada della sofferenza, se scegli l'odio, ti darà benessere e ti darà godimento fisico. No, ti darà un piacere diabolico di fare del male agli altri perché tu stai male. E lo può fare uno povero, ma anche uno che c'è, anzi uno più benestà economicamente, più lo fa, perché vuole che gli altri soffrano come o peggio di te o come te. Poi le ragioni possono essere politiche, sentimentali, di soldi, di tutto, ma sono effetti, la causa è la scelta che tu fai. Se invece scegli Cristo, la tua sofferenza la offri al prossimo, e ecco che scende dalla quarta dimensione o dalla quinta dimensione il tuo interlocutore e ti utilizza per dare amore, conoscenza, risveglio, e tu accresci di evoluzione. Grazie per questa risposta, Giorgio. Ma questa è una strada, diciamo, possiamo chiamarla una strada obbligata, tra virgolette, finché siamo in questa dimensione, finché non ritorna il maestro dei maestri, oppure questo contatto, questo può avvenire anche per altre vie? Tu no, che cosa pensi? No, non è affatto una strada obbligata, è la strada più veloce. Allora, per venire, per andare da Gubbio ad Ancona o a Bologna, ci sono varie strade. Se tu hai fretta, perché a Bologna hai un appuntamento, scegli la strada più veloce. Però è la strada più impervia, piena di insidie, 200 autovelox, 400 posti di blocco e 3.500 lavori. Però è quella che ti fa arrivare comunque prima. Poi c'è la strada
Dove non c'è un'autovelox tutta dritta, però più lunga, malgrado è facile, è lunga. E malgrado quell'altra, piena di insidie, è più corta e arrivi prima. Allora io scelgo quella di impervio perché a Bologna trovo la conoscenza. Io arrivo prima di te, quindi io nella quarta dimensione ci vado prima di te. Tu ci vai fra 2000 anni, io ci vado domani. Però mi sono fatto la strada più schifosa che c'era. Questo è il cammino che ci ha offerto Cristo. Adesso faccio la risposta un po' più teologica. Cristo ha detto: prendi la tua croce, perché se tu offri la sofferenza al prossimo senza reazione, senza difesa, tranne se non devi difendere un bambino, come Gesù ha difeso il tempio, li ha presi a bastonate, ma quella è un'eccezione. Nella vita il comandamento di Cristo è che non devi difendere te stesso, devi difendere semmai un innocente, l'opera, la causa, un fratello che viene picchiato a sangue, lo devi difendere. Ma se tu vieni colpito, devi offrire questa sofferenza al prossimo, alla causa. Quindi questo accelera la tua evoluzione, il contatto. Tutti i contattisti hanno fallito quando sono diventati arroganti e non hanno accettato la sofferenza. Hanno risposto con violenza alla sofferenza. Tutti i contattisti o santi, se vuoi, sono diventati sublimi perché hanno offerto la loro sofferenza all'amore per il prossimo. Secondo gli autocrati e i teologi del Dio vendicativo sei scemo, perché la legge è occhio per occhio, dente per dente. Secondo la legge di Cristo sei evoluto. Vi è stato detto, occhio per occhio, dente per dente. Chi l'aveva detto? Mosè. E Mosè chi gliel'aveva detto? Il Padre. Quindi non è che veniva da Pinco Palla, ma io vi dico, a chi vi dà uno schiaffo porgete l'altra guancia. A chi dobbiamo stare all'ascolto allora? A Dio, che è il Padre, o a Cristo? Al Padre tutti rispondete, sbagliato. Non c'è Dio senza Cristo, c'è Cristo senza Dio. Quindi ascoltiamo Cristo. Grazie. Prego.